bellezza. No, dico, guardala. Non è nuova, però lo sembra. Dice che il motore va sistemato. Al motore ci penso io. Chissà perché chiede così poco. È quasi un furto. John Anderson ce l'ha fa tenere nel suo porticciolo, senza pagare. Per un anno, finché non torna il figlio. Oh, eccolo che arriva. Mi raccomando, niente entusiasmi, se no non scende col prezzo. Va bene. Capito? Che meraviglia, eh? Due lavoretti ed è in perfette condizioni. Sì, beh, veramente servono più di due lavoretti, no? Qual è l'ultimo prezzo? Ah, beh, una marca così le vale tutte 6.000. 6.000? Vuole scherzare? 6.000 è un affare. Il padrone è morto e la madre se ne vuole disfare al più presto. Sì, ok, ma il motore è andato e sullo scafo c'è da lavorare. Sentite, si rende navigabile con niente. Date un'occhiata alle condizioni in cui è praticamente nuova. Noi siamo lavoratori, non ce l'abbiamo tanti soldi. Oh, trovare una barca così per 6.000 capita una sola volta nella vita. Senta, ce lo dà un minuto? Ci dia solo un minuto. Terry, dai. Che c'è? Sono in parecchi a essere interessati, se non la volete voi. Io ci posso mettere 800. Cazzo, uno si rompe la schiena e non risparmia un penny. E dove riprendi 800 scudi? Ne ho 2400 a carte. Sul serio? Sì. Dai, tu ce l'hai dei risparmi. Sì, ma sto cercando di entrare in un affare al momento. Metterei anch'io 800, ma ho detto a papà di pagarmi meno perché gli affari vanno male. Scommetto che Chowar ce li presterebbe. Sì, ci ho pensato, ma è via. Beh, ci saranno dei telefoni in Cina. È come la barca di Howard, vero? Già. Cioè, è più piccola, ma... Beh, è molto meglio di quanto ci potremmo permettere. Ti ricordi che da ragazzi Sir Howard ci comprò quella barca in Irlanda? Sì. Che estate pazzesca. Devo avere questa barca.